Tutti bentornati sul mio canale, ciao a tutti da Azza. Ma quanto tempo, è vero, è da un po' che non pubblicavo video con la chitarra, ma chiaramente essendo impegnato con la mia band Brivido Vasco, che conosco, quindi Core Band di Vasco, ho avuto poco tempo per questi video. Ma ieri, spulciando nel web, ho visto che sono uscite tutte, anzi, sono usciti tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2023, i testi integrali di ogni artista. E quest'anno ci sono i miei idoli, l'articolo 31, quindi saluto Hack, saluto Jed. Per favore, non infierite contro di me se questo esperimento non è di vostro gradimento, perché chiaramente è un esperimento. Mi è venuta un'idea, ho detto, ma se io conosco il testo della canzone, il testo, ovviamente non conosco melodia, non conosco accordi, non conosco arrangiamenti, ma il testo. Però sappiamo che J-Ax fa rap, quindi come potrà essere questa canzone? Come Ax ha iniziato a scriverla e come poi è stata musicata? Ma ho detto, ma facciamo questo esperimento e se la musichiamo noi? Secondo voi come può averla cantata J-Ax questa canzone? Sono un pazzo, scrivetemelo nei commenti perché sono un pazzo. E quindi ho pensato a degli accordi. Secondo voi che tonalità potrebbe essere? Beh, la tonalità, ma chi se ne frega, poi vediamo. Però, come sequenza di accordi, ma a me è venuta in mente questa, ma così è giusto. Tonalità di la, poi un do diesis, magari settima, fa diesis minore e re minore sulla strofa, perché le parole sono un po' ricapitoliamo quello che è successo dell'articolo 31. Vi diciamo chi siamo, vi diciamo cosa abbiamo fatto. Proviamo a cantarla, vediamo un po' come potrebbe essere questa canzone. Inedito la prima volta su YouTube, si intitola Però è un bel viaggio di J-Ax. Allora, ho immaginato la checcozzalone, quindi una tonalità di la, la tonalità di la. Poi un do diesis, magari settima, fa diesis minore, re minore. Come Checco Zalone, immaginiamoci la batteria. Un basso, tutti i cori, cioè Sanremo, ragazzi. Poi immaginiamoci Ax che canta: Oh Jed, come eravamo belli in queste vecchie foto, due martelli anche se non battevamo chiodo. Io e te scappati dal quartiere velenoso, a differenza loro abbiamo trasformato l'Ener in oro, laddove scegli o lavori per due spicci o spacci pezzi, per noi non abbi niente di diamanti grezzi, vestiti larghi, amici stretti, avevamo la visione senza farci di funghetti, la fantasia viaggiava, celebrità da strada, ma i nostri non bastava, come la busta paga, non volevamo una storia italiana, con la prima che ci sta, che metti in cinta e ci metti su casa. Ci può stare? Ci può stare, dai! No, non ci può stare. Va bene, e ritornello ho avuto più problemi perché qui è proprio libera, no? È una canzone, il ritornello di solito è cantata. Cioè, le parole del ritornello sono: non volevamo crescere, ma è successo tutto a un tratto. E fai tutte le cose che giuravi non avresti fatto. Anche morire giovani non puoi più, perché adesso c'è la famiglia, dipende da te. Non volevamo crescere, che ansia e stress, però è un bel viaggio. Che maturità in confronto ai testi del 90, del 2000, ma vabbè, io sono innamorato di quell'articolo 31, ma qui è proprio una maturità incredibile. Chissà che melodie avranno trovato per queste parole che sono molto d'impatto, molto, molto importanti. Vediamo la mia versione, ma sicuramente non sarà così, eh? Non volevamo crescere. Dipende da te, non volevamo crescere.
ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate sia di questa ciofeca che ho fatto io, con delle parole stupende, quindi non vorrei offendere nessuno, soprattutto gli articolo 31 e nessun fan degli articolo 31, perché sono io un fan degli articolo 31 di Axe e di Jed, che saluto caldamente, vi do un in bocca al lupo per questo, per questa fantastica avventura sanremese. E che dire, voi commentate come vi è sembrata questa versione, quindi non vi preoccupate, so benissimo che non potrà mai essere pari all'originale, ma neanche lontanamente, ma è stato solamente una prova, un esperimento, giusto per divertirsi e per farvi capire che avere un testo importante come questo qui, se non si hanno delle doti estremamente professionali nel sviluppare melodie adeguate, purtroppo il brano non può venire di un certo livello. E quindi vi saluto, ringrazio per l'attenzione e scrivete nei commenti quello che pensate del vero brano degli articolo 31 e di questa ciofeca che ho fatto io. Ciao a tutti, buona giornata da Zao.